Grazie di essere venuti. Presentiamo la collaborazione con il nome sponsor 2015-2016. Avete già visto l'annuncio sui nostri media. Si tratta di DGLS, qui rappresentato dal proprietario Roberto Molino, della sede di Alessandria e di altre sedi, poi vi spiegherà direttamente lui, e da Gianfranco Scapin, che è amministratore delegato delle sedi di DGLS. Allora, io dirò tre cose fondamentalmente, sono tre ragioni per cui siamo particolarmente felici di questa collaborazione. La prima, naturalmente, è quella di avere sulla maglia dei grigi un marchio così importante. Ci riempie particolarmente d'orgoglio perché DGLS è un marchio co-leader a livello nazionale, insieme a un concorrente loro di Corriere Espressi, ed è un marchio importantissimo a livello europeo. Averlo sulla maglia dell'Alessandria naturalmente è motivo di grande orgoglio. Altro motivo che mi fa particolarmente felice è che abbiamo avuto un contatto con un imprenditore, che è Roberto Molino, che è una persona molto eclettica, ricca di interessi anche legati allo sport, ma non in particolare per il calcio. Vi chiederete perché questo ci rende felici, perché credo che sia la cartina di tornasole per dire che, insomma, ha individuato come imprenditore il prodotto Alessandria Calcio come un veicolo interessante per incrementare il proprio business. Quindi il prodotto Alessandria Calcio, da questo punto di vista, incomincia a essere interessante anche per marchi di questa portata, di questa dimensione. Terzo motivo, che come dire, ci allinea in termini di pensiero, il presidente Di Masi, il modo di gestire questa azienda, è sempre stato, come dire, legato alla progettualità e all'ambizione. Stesso modo di pensare è quello di Roberto Molino, tant'è che la nostra collaborazione è stata, come dire, formulata in base a obiettivi, a step raggiunti. Quindi sulla base di quello che sarà il campionato che andremo a fare, avremo un riconoscimento economico rispetto ad un altro. Quindi c'è un premio previsto per la promozione, un premio previsto per il raggiungimento di una posizione in classifica e, come dire, un minus in caso il campionato non vada come speriamo e come, diciamo, abbiamo previsto. Spero di non essere troppo ottimista. Queste sono le tre ragioni fondamentali che, insomma, mi rendono particolarmente orgoglioso. È un contratto che vale per un anno, vedremo alla fine dell'anno come ci saremo trovati reciprocamente e faremo delle valutazioni sulla base delle cose che succederanno tra 10 mesi e poi andremo a fare dei ragionamenti. GLS quindi diventa main sponsor, sarà sulla parte frontale della maglia naturalmente. A seguito, insomma, degli interventi dei qui presenti, poi entreranno due nostri giocatori e faranno vedere l'effetto cromatico e grafico, e devo dire particolarmente riuscito. Passerei la parola a Roberto Molino perché si possa descrivere la sua azienda. Buongiorno a tutti. Una piccola panoramica di quello che è il gruppo GLS in Europa. La GLS è una società completamente partecipata dalla Royal Mail portoghesi, sede ad Amsterdam, e ha una presenza in 37 stati europei, ha 39 hub dove viene acquistata la merce, 688 sedi in Europa e conta all'incirca 14.000 dipendenti e viaggia in tutta Europa ogni giorno circa 19.000 veicoli. Il fatturato dell'anno fiscale dell'anno scorso, l'anno fiscale inglese parte da aprile e va a marzo, quindi del 2014-2015, di oltre 2.100.000.000 di euro, e ha mosso, escluso, diciamo, a grosso modo circa 450 milioni di iscrizioni nell'arco dell'anno. Una cosa che abbraccia molto anche le mie caratteristiche è che il gruppo rivolge il suo sguardo molto alla politica del verde, all'ecologia, quindi cercando di strutturare sedi che abbiano un basso impatto energetico, una flotta di veicoli possibilmente
attrezzati comunque, no? Motorizzazioni elettriche, metano, e quindi che possano avere un basso impatto di loro ambientale, e soprattutto, la cosa importante, la qualità del servizio. La qualità del servizio che viene rispettata anche da noi in Italia tramite il gruppo che si chiama GLS Italy, partecipato ovviamente dalle vostre idee. La GLS, parlando dell'Italia, l'Italia è organizzata con 142 sedi, 10 centri di addestramento e ha circa 3.600 veicoli che viaggiano tutti i giorni. La storia della GLS è una storia abbastanza particolare perché io sono entrato in questo gruppo nel 1992 e allora si chiamava Exelion. Nel 2000, ed era un franchising, nel 2000 i proprietari, anch'io a sua volta di questo franchising, abbiamo venduto alla Royal Mail, al posto inglese, e siamo rimasti in parecchie zone d'Italia con una struttura franchising. La Royal Mail poi mano a mano ha acquisito delle sedi direttamente e attualmente la struttura è un 50% è diretta, l'azienda unica, 50% ancora con franchising. La qualità, come abbiamo detto, si è puntato molto in tutti questi anni sulla qualità del servizio, quindi il concetto di consegnare veramente i pacchi in tempi e in modi come devono essere fatti, e questo ci ha permesso di crescere bene, diventare se non il primo, ma comunque il secondo gruppo in Italia a livello di spedizioni e di fatturato. La quota di mercato di GLS nel 2013-2014 era intorno al 19% del mondo del Corriere Espresso, e diciamo che anche per quest'anno ci sono delle crescite notevoli. A volte mi piace dirlo perché sembra che però siamo oltre il 20% di crescita, perché si è sviluppato molto in questi anni il B2C, e cioè l'e-commerce. L'e-commerce ha dato un notevole impulso agli Corriere Espressi, anzi a noi, e lo sta dando anche perché in Italia siamo ancora molto indietro su questo settore, rispetto agli altri paesi europei abbiamo ancora una quota minima, quindi ci sarà un sviluppo notevole. Più espressamente dell'azienda invece di cui io sono titolare, vi parlerà poi il mio amministratore delegato sul nostro team. Per quanto riguarda invece l'affiancamento all'Alessandria, come avete capito, io non sono un gran tifoso di calcio, lo devo dire, perché sono, insomma, è stato sempre uno sport guardato così lateralmente. Quello che mi però mi ha fatto incontrare il signor Di Masi e il signor Borio è stato il fatto che ho visto ho seguito comunque l'Alessandria, perché nell'anno del centenario un'azienda nostra collaterale aveva sponsorizzato l'Alessandria Calcio. Allora la situazione non era proprio felice come proprietà, invece in questi anni ho visto comunque una proprietà che ha strutturato la squadra e con un'azienda che la sta portando avanti con degli obiettivi, mi sembra, ben precisi e li sta raggiungendo. Questo è un po' anche il nostro modo di fare. Ho visto anche una gestione che è come la mia azienda, in sostanza, mi è piaciuto per quello, e quindi ho deciso di, insieme ovviamente a tutta la mia famiglia, di sponsorizzare l'Alessandria, perché mi sembrava il caso dare un contributo anche noi alla nostra città, che avrebbe bisogno di qualche alessandrino anche in più, insomma, si muovesse, perché non voglio andare oltre, non voglio suscitare polemiche. Quindi per me è stato un piacere conoscere bene le persone e intraprendere questa nuova avventura, che spero sia, come ci auguriamo e vogliamo, positiva per il prosieguo delle annate felici dell'Alessandria. Speriamo che sia veramente qualcosa che porterà l'Alessandria a vasti e gloria. Quindi se io passerei la parola a Gianfranco per illustrare ancora brevemente invece chi siamo effettivamente con l'azienda. Buongiorno a tutti.
riguarda la parte nazionale, noi gestiamo cinque sedi che sono quella di Alessandria, quella di Alba, quella di Asti, Cuneo e Vercelli. Abbiamo all'interno della nostra struttura più di 150 dipendenti che lavorano appunto sulle province che vi ho prima indicato. Tutti i giorni movimentiamo più di 10.000 spedizioni che arrivano e partono dalle nostre sedi. Queste spedizioni sono movimentate da una trentina di bilici che appunto arrivano tutti i giorni nelle nostre sedi e successivamente vengono poi distribuite dai nostri autisti attraverso un centinaio di mezzi. E come specificava il signor Molino, dato che noi ci teniamo molto al discorso ecologico e ambiente, per il più del 90% tutti a metano e con anche un paio di mezzi elettrici. All'interno appunto delle nostre strutture c'è ovviamente una professionalità e una formazione che diamo a tutti i nostri dipendenti di un certo tipo, perché noi appunto ragioniamo molto sulla qualità del servizio e perciò la qualità del servizio per noi vuol dire anche la qualità delle nostre persone, delle persone che lavorano appunto con noi. Che dire altro? La scelta del Corriere GLS è appunto dettata più che altro dalla qualità del nostro servizio e da quello che c'è al di là e dopo per quello che è stato il contratto stipulato dalla nostra rete commerciale. Perciò un servizio al cliente attento e sempre più preciso sulle risposte che dobbiamo dare appunto al cliente. Siamo ben felici ovviamente di collaborare con Alessandro in questo ambizioso programma che ci è stato proposto. Adesso ovviamente al di là di questa sala della conferenza aspetta poi a noi fare tutto meglio sul campo, come è giusto fare per i nostri tifosi, per il presidente e per tutta la città di Alessandria, come diceva il signor Molino. Buongiorno a tutti. L'orgoglio è sicuramente il termine corretto, io sono molto orgoglioso. Intanto in assoluto per il territorio si sta avvicinando in maniera importante ai greggi. Ringrazio in maniera particolare il 23 che ci sta sempre vicino e continuerà ad esserlo, Ascom con i quali ci stiamo lavorando in maniera importante e le tante aziende del territorio comunque si stanno avvicinando a questo progetto e a noi. Le persone che hanno visto un ritorno d'immagine o anche solamente perché loro sono tutti oggi e quindi si avvicinano a noi. Oggi sono assolutamente felice e orgoglioso di accogliere GLS, azienda europea, nella nostra famiglia, la famiglia con un termine corretto. Noi sapete come lavoriamo, le conseguenze delle persone vengono prima di tutto sul campo e al di fuori del campo, delle persone che stanno vicino a noi. Di conseguenza, proprio di accogliere nella famiglia, io sono veramente orgoglioso di felice. Caratterizzare la nostra maglia con un logo molto bello, contributo adesso per vedere sulla maglia, sì, dal punto di vista cromatico, senz'altro, e grafico, e che ha nella freccia, che punta in alto, un significato simbolico molto vicino al nostro modo di pensare, al modo di essere e di progettare tutto ciò che coinvolge, come sempre, la sindacalcio. Quindi il nostro slogan della campagna probabilmente è insieme, sempre più in alto, da oggi sempre più in alto per il GLS. Le maglie sono messo. Ottimo. Mi piace. Molto bene, sì. La manina di chi è la manina? La manina patata che ha disegnato il logo e la posizione. No, è cucinato sulla maglia, eccetera. Il logo nostro che lei ha quello va dai tifoni di Neppe. Molto ben disegnato. Tutte e due molto d'effetto. Perché il bianco sul rosso è perfetto. Un futuro da modelli. E poi ci fa la strada. L'importante è che tu lo faccia lì. Fuori. Su, che cosa è già lì.
avete delle domande, faccio solo un intervento io, poi vi lascio lo spazio. Il Presidente ha detto una cosa, ci tenevo a farlo anch'io, un ringraziamento speciale a Rede 23, a Manuel Bonzano, che ci ha sostenuto e ci ha seguito negli ultimi 2 anni, che continua a seguirci e sono sicuro ci seguirà ancora, quando effettivamente era ancora più difficile credere nell'Alessandria Calcio, cioè, insomma, adesso è un pochino più facile, ai tempi lo era meno, e lui ci ha creduto e quindi si metta il nostro più grande ringraziamento. Se volete fare delle domande, siete liberi. È stato abbastanza semplice l'accordo in i tempi. Ci siamo incontrati giusto... Direi di sì, poche volte. Spero retroscena. Il feeling c'è stato, è quasi sfociato in modo immediato. Spero retroscena, che forse neanche Molino sa. Quando mi chiamò, noi ci eravamo visti, non so, metà luglio, in realtà è ancora più indietro la storia, perché io mi ero incontrato tanto tempo prima con l'attuale amministratore delegato di GSA, quasi 2 anni fa. Poi quest'anno ho incontrato Scapin, avevamo parlato e grazie a Scapin ha portato la cosa a Molino. Poi l'avevo incontrato a fine luglio circa, lui mi ha detto ci penso, poi le dico, mi chiamò, io ero in un parco acquatico e non dissi niente, sì sono, sto lavorando, non si preoccupi. Infatti c'erano i bambini che urlavano, ho detto sì disponibilissimo, martedì arrivo, quindi mi sono tolto il costume, mi sono messo vestito e sono andato nella loro sede. Sì, devo dire che abbiamo fatto veloce, è una persona decisamente decisionista per quello che ho visto, quindi non c'è stato molto da discutere. Sì, può chiarire meglio il discorso relativo ai premi per il risultato del campionato, una cosa che è stata decisa ovviamente dallo sponsor. È stata condivisa in sede di negoziazione? Sì, condivisa, nel senso che... La filosofia è abbastanza simile, quindi non c'è stato nessun problema. A fronte di una battuta si è venuta fuori la risposta e si è creato questo tipo di situazione, quindi questo tipo di contratto. Prendiamo gli obiettivi. Siamo entrambi consapevoli del fatto che se un campionato va discretamente, bene o benissimo, ai tuoi differenti di visibilità naturalmente, quindi è giusto che il valore cambia evidentemente, quindi abbiamo sposato questa logica imprenditoriale. Sì, molto imprenditoriale. Qualunque impresa dovrebbe avere. Sì. In proposito ti volevo dire, dimenticati il minimo garantito perché la squadra c'è. Preparati, com'è la scala dei premi? Parla di cifre, perché le cifre in questa società non ne sono male, questa è l'ennesima volta. Questa è l'ennesima volta. Diciamo che sono cifre importanti, naturalmente anche gli step sono. Cioè, il minimo garantito è importante, per fortuna. Evidentemente anche lui si è informato, sapeva che poteva fidarsi sul minimo garantito. Non so se hai già visto qualche partita, qualche cosa, tu che no. Anche se non te ne fai. Quest'anno no. Va bene, noi l'abbiamo vista, quindi ti ripeto, dimentica di minimo garantito. Sono contento di questo, fa solo per piacere, non è. No, farete delle iniziative per, non so, per il pubblico, all'interno dello stadio, oppure lascerete solo il marchio sulle mani? Allora, diciamo che la potenzialità della sponsorizzazione non sta esclusivamente nella visibilità, ma in quella che qui si chiama attivazione, no? Che da lì inizia un lavoro, non c'è solo la visibilità. Quindi abbiamo già ragionato, io gli ho proposto delle opportunità che dovremmo sviluppare sicuramente. Per esempio oggi un'idea era quella di fare la presentazione nella loro sede, ma non è stato possibile, ma sicuramente cercheremo di portare anche l'Alessandria dentro la sede di GDS per dare visibilità in questo senso. Allo stadio la visibilità sarà importante, le attività che faremo collaterali saranno importanti. L'attivazione, ripeto, è poi quello che fa funzionare una sponsorizzazione, la visibilità pura, insomma, allora meglio.
investire su piccolo, su tutto sport, invece qui c'è anche, potrebbe esserci anche qualcosa in più, insomma. Quindi quest'anno ci vedremo in Comune? Sì, qualche volta la nostra. Il fatto, Presidente, mi scusi, sì. Il fatto che abbiate scelto Schnaller e Marconi come persone, ma come modelli, saranno i due, le due punte che giocheranno già. Ma Marconi non sono che in trasferta, la maglia della trasferta. Marconi a Cuneo, Marconi a Cuneo, così. C'è appunto per Cuneo. No, fatto la rossa. Sì, certo. Invece parlando seriamente, una parentesi sull'inizio del campionato, lei prevede che davvero si giocherà domenica? Assolutamente sì. Certo. Sì. Anche se fossimo 60, io penso che domenica si parla. Beh, qualche problemino c'è. Naturale. Ma non naturale, no. Una categoria che da 102 squadre sono abbastanza, quasi 54 o 60 che sia. Si capisce, è normale, è una categoria che dovrebbe avere due giovani da 20, diciamo, la parte. Quindi è ancora naturale, come sono 40, non è meno, però purtroppo è così. I tempi sono sempre un po' lunghi, avremo un po' ridosso, però anche col cambio commissario nuovo di Lega, è naturale che si arrivasse. Non è un purtroppo per il calcio particolare. Sì, sì, oggi hanno deciso, per esempio, stamattina che sì, la panchina è assolutamente corretto, si poteva fare anni fa, però è una cosa positiva, vediamo sempre le cose positive, ma è troppo le cose negative. Un buon passo avanti, giusto, assolutamente, per una gestione dello spogliatoio e per avere tutti i ragazzi scelta in campo. Probabilmente anche lo Stato, perché Salari era sicuramente anche la persona dello Stato che non aveva assolutamente nessun senso che potesse essere in tribuna durante la partita. Molte società però dovranno adeguare le panchine dal punto di vista anche noi, chi arriva dalla Serie B no, però ci sarà una deroga, dove si siano di fianco per terra. No, ma non è un obbligo, è una possibilità. È appunto, però la panchina deve essere niente. Vediamo come la panchina. Se c'è GLS sopra il logo diventa più grande. Non dai le strade. Dei contratti già firmati. Grazie, domanda? No. Facciamo una voce.